In Italia, malgrado gli scandali e le denunce, gli istituti privati per ragazzi cosiddetti subnormali continuano ad esistere. Dietro le loro mura non avvengono solo crudeltà e sadismi. Qui migliaia di ragazzi lavorano e producono per padroni ombra che realizzano profitti smisurati. Senza assistenza, senza paga, senza sindacato, senza diritto di sciopero, migliaia di ragazzi lavorano e producono per padroni ombra che realizzano profitti smisurati. Senza assistenza, senza paga, senza sindacato, senza diritto di sciopero, questi minori handicappati sono attualmente i più sfruttati operai della terra. Dal brefotrofio al manicomio, il destino di questi emarginati è segnato. Mi piacerebbe, insomma. È chiaro che alcuni a livello intellettivo non arriveranno mai a scrivere, a leggere. Però non è importante che imparino a scrivere e a leggere. È importante che imparino a vivere, a muoversi, a conoscere le cose. Secondo me non c'è limite. Non c'è limite nel senso che sono sempre sorpresi. Noi mettiamo fuori un ragazzo, li seguiamo fuori, e si comportano in un modo diverso. Cioè anche a noi, che non avremmo mai immaginato che si comportasse in quel modo lì o che acquisisse certi elementi positivi che noi non pensavamo. Il destino di questi emarginati è segnato.